La funzione socioeducativa degli oratori in una diocesi attiva e presente nel sostenere un ruolo di socializzazione e aggregazione. Questo è stato il tema dell'incontro che si è svolto presso la chiesa di Santa Teresa a Canosa, al quale hanno preso parte il consigliere regionale Francesco Ventola e l'assessore della Regione Puglia al welfare, politiche di benessere sociale e integrazione sociosanitaria Salvatore Negro. Quest'ultimo è stato il promotore di un disegno di legge sul riconoscimento della funzione socioeducativa degli oratori nella regione. La proposta di legge raccoglie le istanze e le sensibilità di molte organizzazioni religiose e realtà assai attive sul territorio per un pieno riconoscimento degli oratori che possa dare applicazione concreta alla norma già presente e mettere a sistema quanto già in molte situazioni di eccellenza si è realizzato in Puglia. Questo incontro serve per sensibilizzare i cittadini e oggi sono contento perché ce n'erano tanti e soprattutto tanti giovani e giovanissimi. Quindi sensibilizzare su questo problema, sul bisogno di aiutarci a vicenda. E poi questi incontri aiutano noi per comprendere meglio quali devono essere le definizioni più precise della legge. Se ci sono criticità che ognuno di noi può rilevare nella lettura della legge, questo è il periodo fino all'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale delle correzioni, delle integrazioni, delle osservazioni. Dopo le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni di promozione sociale è molto importante questo passaggio che dà cittadinanza piena anche agli oratori nel sistema regionale dei servizi sociali. Gli oratori non sono solo luoghi per attività motorie e sportive, ma diventano sempre di più punti di riferimento per le famiglie, spazi aperti a tutti. Noi invece riconosciamo una funzione socioeducativa, di integrazione, di aiuto a tante persone che sono in stato di bisogno, in un momento particolare come quello attuale da un punto di vista delle difficoltà economiche che tante famiglie di Puglia stanno attraversando. Noi riteniamo che l'oratorio, al pari di altri enti, di altre istituzioni, possano costituire un momento appunto di sollievo, di aiuto. La presenza capillare delle parrocchie e relativi oratori costituisce elemento di garanzia per le politiche di integrazione, per rispondere alle politiche di pubblico interesse che vengono espresse dalle nuove generazioni.